Ciao a tutti, benvenuti anche oggi nel mio canale, anche oggi per il video delle 10 canzoni. Le 10 canzoni più vendute dell'anno, ma anche tutti gli avvenimenti di quell'anno. Oggi parliamo del 1965. Il 1 aprile del 1965 nasce la rivista Linus. L'editore Giovanni Gandini, ammaliato dalla serie Peanuts che in America spopolava dal decennio precedente, decise di lanciarla nel contesto italiano, pubblicandola sulla rivista Linus, apparsa per la prima volta in edicola appunto il 1 aprile del 65, intitolata al personaggio simbolo della striscia di Charles Monroe Schulz. Il periodico si distinse subito per le forme raffinate del linguaggio e dei disegni più vicini a un taglio letterario, come testimoniavano le collaborazioni di insigni scrittori come Umberto Eco ed Elio Vittorini. Il 16 luglio del 1965 apre il traforo del Monte Bianco. Lungo circa 11 km e considerato per diversi anni il traforo più esteso del mondo, mette in collegamento l'Italia con la Francia. Ma nel 1965 sono tantissimi nomi illustri e importantissimi che nascono in questo anno. Primo su tutti, assolutamente, Leonardo Pieraccioni. Ma nasce nel 65, ricordo anche, c'è Veronica Pivetti, Alessandro Gassman, Simona Ventura, Corrado Guzzanti, Massimo Ceccherini. A nascere in questo anno anche Flavio Insinna, Lorella Cuccarini, Shania Twain, Björk e anche Luisa Corna. Fra gli sportivi importanti a nascere nel 65 c'è Andrea Zorzi, Eddie Irvine e Luca Cantagalli. Questi i nomi illustri che nascono nel 1965. Il 18 giugno del 1965 Nino Benvenuti diviene campione del mondo. Il pugile Nino Benvenuti conquista il titolo mondiale dei pesi battendo con un KO al sesto round il detentore Sandro Mazzinghi. Il 14 luglio del 1965 Gimondi vince il Tour de France. Si conclude la 52esima edizione del Tour de France, partita il 22 giugno per la prima volta da Colonia in Germania per un percorso di 4.177 km e 22 tappe. Alla sua prima partecipazione a vincere è l'italiano Gimondi. Il 24 gennaio del 1965 muore Winston Churchill, modello universale di statista e stratega bellico, nonché uomo di profonda cultura e annoverato tra i grandi uomini della storia occidentale. Il 21 febbraio del 1965 muore Malcolm X, storico attivista e leader politico dell'America degli anni 50-60. Ha rappresentato l'anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani. Il 23 febbraio del 1965 muore Stan Laurel, un genio assoluto della comicità, di cui fu un innovatore nella fisicità e nel linguaggio, entrando nella storia del cinema con il celebre duo Staglio e Olio. Il 27 agosto del 1965 muore Le Corbusier, architetto, urbanista e pittore, considerato il maestro del movimento moderno. Il 4 settembre del 1965 muore Albert Schweitzer, uomo di alto ingegno e di straordinaria generosità, mise la sua abilità di medico al servizio dell'umanità più debole. Questo era il 1965. E siamo alla classifica dei 10 dischi più venduti dell'anno. Il cuore e il perché di questo video. I 10 dischi più venduti del 1965. Al numero 10, Piangi, Boys Cry, Richard Anthony. Al numero 9, Per un pugno di dollari, Ennio Morricone. Al numero 8, La festa, Adriano Celentano. Al numero 7, Ciao ciao, Downtown, Petula Clark. Al numero 6, Si fa sera, Gianni Morandi. Al numero 5, La notte, Adamo. Al numero 4, Un anno d'amore, Mina. Al numero 3, Il mondo, Jimmy Fontana. Al numero 2, Non son degno di te, Gianni Morandi. Al numero 1, Il silenzio, di Nini Rosso.
E anche questo video è arrivato al termine, anche oggi dedicato agli avvenimenti più importanti e ai 10 dischi più venduti del 1965. Se vi è piaciuto questo video, vi consiglio di entrare nella playlist dedicata del mio canale, chiaramente, e vedrete tutte le puntate delle 10 canzoni realizzate fino a questo punto. Se volete anche sentire le mie versioni delle canzoni degli anni 60, entrate pure nella playlist di Alessio Canta gli anni 60 e sentirete anche tutte le mie cover di questo decennio. Vi ringrazio per la visione, ringrazio il Comune di Pescia per l'ospitalità e per questa location, e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Ale, ciao!